Sì, è stata una partita sofferta, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto secondo me una grandissima partita perché abbiamo dimostrato che non siamo solo una squadra che gioca, ma che è capace anche di tirare fuori il massimo proprio da ognuno di noi, a livello anche caratteriale, della voglia di vincere, della voglia di portare a casa il risultato. Hanno pareggiato e abbiamo subito reagito bene da squadra, compatti, andando forte, essendo cattivi. Certo, io sono ancora giovane, quindi ho ancora un po' di esperienza, non lo sapranno dire i miei compagni più grandi cosa ci vuole per vincere il campionato. Di sicuro lo sto imparando, di sicuro sto vedendo gente che ogni giorno riesce a insegnarmi e a insegnarci a noi giovani qualcosa. E quindi queste qui sono le partite difficili dove assolutamente non devi andare con la testa bassa, devi essere sempre concentrato perché abbiamo visto che da un momento all'altro poteva andarci male, invece fortunatamente abbiamo dimostrato che sappiamo reagire benissimo e fortunatamente abbiamo portato i 3 punti a casa. Ma le prestazioni vengono solamente dal lavoro che facciamo ognuno di noi in settimana, stiamo lavorando bene col gruppo dei portieri e ci sono momenti in cui, quando si sente poi la fiducia dei propri compagni, della propria società, comunque si è un attimo anche mentalmente più tranquilli, no? Non bisogna mai abbassare la testa assolutamente perché ancora non abbiamo fatto niente. E da qui in avanti deve essere solo un via andare e dimostrare come abbiamo fatto oggi le nostre potenzialità. Ma nel secondo gol è stato un tiro loro del numero 7, mi sembra, e in cui si è accentrato, la palla mi è rimbalzata davanti e Caso ha detto male che ha rimbalzato un po'. Stranamente potevo essere più sveglio anche io, magari a leggere subito il rimbalzo che poteva variare. È stato un episodio che ci ha detto male, però siamo stati bravi subito a reagire da squadra e a portare a casa i 3 punti.